diretta dall'Olympia Stadion di Monaco di Baviera, dove sta per cominciare l'incontro di ritorno della semifinale della Coppa UEFA fra il Bayern di Monaco e il Napoli. Napoli è arrivato a Monaco di Baviera forte del doppio vantaggio di due settimane fa, ottenuto con i gol di Careca e di Carnevale e spinto dal tifo di almeno 20.000 appassionati. State seguendo proprio nell'immagine precedente un settore dove ci sono i tifosi del Napoli. Si calcola che almeno 20.000 tifosi siano qui per sostenere la squadra napoletana, che è stata seguita da 4.600 tifosi partiti da Napoli in maniera diciamo così ufficiale, con i biglietti che erano stati assegnati al Napoli. Nella scorta di 5.000 ne sono stati restituiti 400, ma poi da un po' tutta Europa, non soltanto dall'Italia, sono arrivati con ogni mezzo tifosi, dai club quelli fissi come il club azzurro di Roma a club di nuova istituzione come quello olandese, composto addirittura, diciamo così, misto da italiani e olandesi. Spicca anche la figura del padre di Kroll, grande colonna del Napoli di qualche anno fa. Vedete in sovraimpressione ora la formazione del Bayern di Monaco, il tecnico Jupp Heynckes ha poi risolto a favore di Eck il dubbio che ancora aveva se giocare con una, con due o con tre punte. Ha rinunciato a Johnny Ekström, che va in panchina, ed ecco la formazione del Napoli, che invece è quella già prevista, già scontata, con Giuliani in porta, Ferrara e Francini come terzini, in difesa c'è anche Corradini, poi col numero 5 c'è Alemão, ma è un numero 5 alla brasiliana del centrocampista Alemão, il numero 6 è Renica, che è il libero della formazione di Ottavio Bianchi, poi col numero 7 torna Crippa, che era assente nella partita di andata per squalifica, e in pratica prende il posto di Carnevale, che purtroppo è assente in questa partita. Numero 8 De Napoli, 9 Careca, 10 Maradona e 11 Fusi. Questa è la formazione del Napoli, la formazione che non aveva dunque nessuna novità da inserire, diciamo pure che era scontata con la squalifica di Andrea Carnevale e con il recupero, si spera pieno, di Diego Armando Maradona, che giocò, ricorderete, nella partita di andata, giocò in condizioni fisiche precarie, anche eccolo inquadrato adesso, anche se fu ugualmente protagonista nelle azioni più importanti che risolsero l'incontro a beneficio del Napoli, con 2-0 con le reti di Careca e di Carnevale. Ancora inquadrato il settore dove ci sono molti tifosi italiani, ecco la terna arbitrale, che è scozzese, David Syme, 45 anni, è il direttore di gara di questa partita. Il tempo è abbastanza freddo, non piove comunque. Quando il Napoli è arrivato in Baviera è stato accolto anche da pioggia, e comunque è stato scongiurato il pericolo della pioggia. Stadio pieno, circa 73.000 posti, per motivi di sicurezza c'è un imponente servizio d'ordine, almeno 800 poliziotti. Per motivi di sicurezza non sono stati venduti tutti i 78.000 biglietti che sarebbero a disposizione. Il Napoli è partito con un affondo di Diego Armando Maradona nel primo tempo. Napoli maglia azzurra alla sinistra dei vostri schermi, con il Bayern in completa tenuta rossa che gioca alla destra. C'è un intervento di Fugler, un giocatore che era mancato nella partita di andata, perché era squalificato, era indisponibile, ed ecco che il gioco viene sospeso per un minuto di silenzio per commemorare le vittime della tremenda sciagura di Sheffield.
Il gioco riprende con il Napoli che ha visto esaurire questa situazione di attacco. C'è un intervento di Alemão però irregolare, l'arbitro Saima segna il calcio di punizione in favore del Bayern Monaco. Affonda ancora di Fugler, ancora una palla intercettata da Alemão. Ecco la panchina del Bayern con Scheurer, Ekström, Jonsen, Kastenmeier e Schmidt. Ekström è lo svedese che giocò nell'Empoli, Jönsson è il norvegese. Palla intercettata ma non completamente da Krippa, prosegue l'attacco del Bayern con Nachweit che cerca di andare al cross che viene ancora intercettato dalla difesa partenopea che spazza. È temibile ovviamente l'affondo del Bayern nei minuti iniziali, il Bayern ha necessità assoluta di recuperare e quindi potrebbe anche sbilanciarsi e il Napoli ovviamente cercherà di ripetere la partita molto molto intelligente dal punto di vista tattico che aveva disputato all'andata al San Paolo. Ecco in azione Eck, giocatore che sostituisce Donneval, tiro Eck fuori, la conclusione del giocatore che riveste la maglia numero 10, appunto quella dello squalificato Olaf Ton. Sia Ton che Carnevale furono ammoniti nella partita di andata e per entrambi è scattata la squalifica. Ci sono parecchi giocatori sotto squalifica sia per quanto riguarda il Bayern che per quanto riguarda il Napoli. Ancora il Bayern dopo il corto rinvio della difesa napoletana e ancora Eck che torna sulla palla, era seguito da Careca addirittura, poi Nachweit, Reuter, Eck, Nachweit, Augenthaler, il temibile libero che è stato richiamato in nazionale da Beckenbauer che è in tribuna. Fugler va al cross, ancora un doppio rinvio da parte di Francini, un colpo di testa di Flick, quindi un intervento di Dorfner. Nachwai, Reuter, ecco Fugler che fa venire in avanti ancora il capitano Augenthaler. Augenthaler per Kögel, un pericoloso traversone da parte di Kögel per Wolfhardt, il colpo di testa di Wolfhardt. Rivediamo anche questa azione piuttosto pericolosa, cominciato con molto ritmo il Bayern, cross di Kögel, colpo di testa da parte di Wolfhardt che in questa partita è affiancato in attacco da Wegmann che era indisponibile nell'incontro di andata. Wegmann che è anche il capocannoniere di campionato del Bayern, non il capocannoniere della Bundesliga, ha segnato 11 gol in campionato. Ecco la panchina italiana con Di Fusco, Bigliardi, Carannante, Romano e Neri. E siamo così giunti adesso al quarto minuto e 15 secondi con Alemão che batte questo calcio di punizione in favore del Napoli, lunga la palla per Careca che però si impegna nel duello con Flick, cerca di servire ancora verso Francini che era venuto come sempre in avanti in queste occasioni, cerca giustamente il Napoli di spezzare subito la trama, è stato molto bravo De Napoli a intercettare a centrocampo. Francini fa ripartire ancora De Napoli, Krippa fermato da un robusto tackle, Krippa, Wegmann, Fugler per Kögel, ancora pericolosa l'affondo di Kögel che anche a Napoli era stato molto vivace e brillante sull'out sinistro. Kögel ancora, un cross a rientrare per Fugler. Fugler dalla parte opposta, Flick è in buona posizione Eck e sul suo traversone interviene Krippa che devia in calcio d'angolo, un momento di pressione da parte del Bayern, era intuibile, era pensabile che ci sarebbe stata e in effetti così è, anche se c'è il colpo di testa adesso di Francini che mette fuori Maradona anticipato. Insiste ancora il Bayern
con Dorfner, Crippa in copertura, non riesce lo scambio con Alemão, che è poi costretto a commettere un fallo, e quindi c'è il calcio di punizione in favore della formazione tedesca del Bayern. 6 minuti di gioco. Ecco la punizione. Il colpo di testa, la grande parata di Giuliani. Grande parata di Giuliani sul colpo di testa di Wegman. Bravissimo Giuliani, che ha deviato in calcio d'angolo al 6° minuto e mezzo. Rivediamo la bellissima deviazione di Giuliani. Ecco l'angolo. Direttamente fuori la battuta dalla bandierina, e quindi c'è un attimo di respiro per la squadra del Napoli, che è stata sottoposta ad un assalto veemente continuo da parte del Bayern in questi minuti iniziali, con una palla gol annullata da Giuliani con bravura. Crippa, Fübler, Corradini, palla che carambola in fallo laterale, e la rimessa è a beneficio del Napoli, l'ha effettuata De Napoli, careca De Napoli ancora, travolto dal recupero di un avversario, Nando De Napoli, che però chiama la panchina, chiama il dottor Acampora. Movimento subito, ecco che rivediamo l'episodio, è stato proprio Wolfart che ha affiancato Kögel in questa azione di recupero. Battuta comunque la punizione, la palla sfugge ancora al controllo, vedete che c'è sempre Francini che in queste occasioni è pronto a sganciarsi in avanti. Francini ha già segnato un paio di gol molto importanti nel cammino del Napoli nella prima parte della Coppa UEFA. Fügler ancora, che spinge uno stantuffo sulla fascia sinistra. Dorfner, c'è Nakvai che viene in avanti. Dorfner, Reuter, ecco ancora Dorfner, ha intercettato bene Corradini, ecco Maradona, e c'è un intervento, il primo fallo su Maradona. Subito intervento scorretto per fermare Maradona nella prima azione in cui il capitano del Napoli ha cercato lo spunto. Calcio di punizione in favore del Napoli, decretata dallo scozzese David Syme. 9 minuto e 18 secondi del primo tempo a Monaco. Olympia Stadion è sempre 0-0 fra Bayern e Napoli, mentre il Napoli ha giocato per qualche istante in 10 uomini perché De Napoli era andato fuori a farsi medicare, è rientrato ma sta zoppicando un po'. Flick per Nakvai, cambia per l'altro terzino Fügler, palla che stava sgusciando al centro, l'intervento di Ferrara che gioca su Wolfart, mentre Corradini gioca su Wegman. Renica è il libero, mentre nel Bayern il libero è Augenthaler. Maradona, su Maradona c'è Dorfner, centrocampista con caratteristiche difensive, bella finta da parte di Alemão che può portare l'azione nella metà campo avversaria. Alemão ancora, lascia poi a Maradona, Maradona nuovamente dopo una corta respinta in lotta fra due avversari, c'è sempre un raddoppio di marcatura su Maradona e c'è spesso anche Kögel, il numero 7, che è sgusciante in attacco, ma si fa talvolta vedere anche in azioni di copertura. Ecco anche questo intervento, abbiamo rivisto piuttosto ruvido,
palesemente scorretto, ma del resto Maradona attira con il suo carisma le attenzioni da parte degli avversari. Calcio di punizione, vediamo Renica e Maradona, è dalla parte in cui i mancini possono anche tentare la conclusione, e vediamo questo calcio di punizione in favore del Napoli. Una barriera forse non molto distante, Maradona tira lo stesso e il portiere compie un miracolo! Vicinissimo al gol il Napoli, con una grande punizione di Maradona, la stiamo rivedendo, e il portiere Aumann si salva, ecco la punizione che va sulla barriera. E poi il portiere riesce a agguantare la palla e a respingerla. E ancora il portiere Aumann sugli sviluppi del calcio d'angolo. Ancora il portiere è riuscito a fermare l'azione. Nulla di fatto, Napoli che si è reso pericoloso per la prima volta dopo una decina di minuti di attacchi assillanti da parte del Bayern, quasi soffocanti, è uscito fuori grazie a una delle solite punizioni di Diego Armando Maradona, che ha messo a durissima prova il portiere Aumann e il portiere della nazionale convocato da Franz Beckenbauer, che come vi dicevo è in tribuna a seguire. Intanto ecco la replica del Bayern, pericolosa sull'esterno della rete, finisce questo pericolosissimo tiro del Bayern che stiamo per rivedere da parte di Reuters. Ecco il tiro sull'esterno della rete, ecco inquadrato Roland Wolfart, che insieme a Jürgen Wegmann compone l'attacco, le due punte. Come vi dicevo, l'allenatore Heynckes ha rinunciato alla terza punta, che era lo svedese Johnny Ekström, per sostituire Tonne, ha preferito un centrocampista come Eck. Augenthaler. Crippa gioca sulla fascia destra, sinistra, De Napoli su quella destra, nel folto schieramento di centrocampo. Alemão, Crippa. Rimessa assegnata al Bayern fra le proteste dei giocatori napoletani. 13 minuti e 50 secondi con il punteggio sempre di 0-0 fra Bayern e Napoli. Flick, Augenthaler, ancora verso Flick, affiancato da Fügler, eccolo Fügler, sul quale gioca De Napoli, e lo stantuffo Fügler è ovviamente da preoccupazioni al tecnico del Napoli Bianchi. Vediamo Renica attaccato in pressing, è costretto a regalare un calcio d'angolo ai giocatori tedeschi. Efficace pressing del Bayern, rivediamo, e la palla proprio sulla riga, l'arbitro ha segnato il terzo calcio d'angolo in favore del Bayern. Traiettoria molto lunga, Crippa la mette fuori area, Maradona poi difende la palla dall'attacco di Kögel, ancora Maradona. Kögel vince il tackle molto caparbiamente su Maradona. Dörfner ancora, esce opportunamente il portiere Giuliani, protetto da Renica davanti a Wolfart, che probabilmente ha commesso anche un fallo. Infatti vediamo che il gioco riprende con un calcio di punizione in favore della formazione napoletana, in favore della difesa del Napoli. Hanno scambiato Renica e Giuliani sul rinvio dello stesso Giuliani, molto lungo, la palla penetra nell'area di rigore avversaria. Arriva poi anche Maradona successivamente in supporto all'azione di Careca, che era rimasto solo, era arrivato anche Corradini. Ecco, vediamo che intanto
Corradini sta tornando per recuperare la sua posizione difensiva sull'attacco di Dörfner, che va al tiro, para, blocca Giuliani. Ancora quest'altra conclusione da parte del Bayern, è sempre insistita la pressione, la ricerca della manovra offensiva da parte della squadra tedesca. Reuter. Un po' troppo spazio forse in questa fase, Fusi intercetta, sta retrocedendo un po' troppo davanti alla sua area di rigore la squadra napoletana. Maradona, lancio lungo, si distende la squadra, ora c'è Careca che aspetta di trovare qualche collaborazione. Si chiude però benissimo la difesa del Bayern, qui sono in superiorità numerica abbondantissima i tedeschi. Kögel cerca ancora lo spunto, Renica questa volta lo anticipa e senza dover ricorrere al calcio d'angolo come nella circostanza precedente. Fusi, Alemão, Fusi, Augenthaler, Nachtwey, Reuter, Nachtwey, Fügler. Si cercano spesso i due terzini esterni. Dörfner, Eck. Dörfner, Reuter, Augenthaler, poi è andato alla conclusione, una delle sue, ancora il libero del Bayern a questa specialità del gran tiro. A proposito di Augenthaler, ricordo che è stato recentemente richiamato in nazionale. Augenthaler ha 31 anni, Beckenbauer aveva detto che ormai il libero del Bayern, pur essendo validissimo, aveva un po' troppi anni, ma evidentemente in questo momento la Bundesliga non offre qualcosa di meglio dell'esperienza di Klaus Augenthaler, che è stato richiamato, è stato convocato in vista dell'importantissima partita che si giocherà mercoledì 26 contro l'Olanda. Sarà una sorta di spareggio per vincere il girone che assegna un solo posto alla vincente per qualificarsi per i Dali 90. Tanta attenzione a questa combinazione, Careca-Maradona, Maradona ancora verso Careca. Careca si allarga, può effettuare il cross, Maradona, gol! Napoli in vantaggio! Napoli in vantaggio, ma il guardalinea ha alzato la bandierina. Il guardalinea ha alzato la bandierina, niente gol, annullato il gol. Una grande combinazione fra Maradona, la rivediamo, Careca e Maradona, ecco la combinazione. Maradona serve Careca che si allarga sulla fascia, il cross per Maradona che salta di testa e viene annullato il gol di Maradona al 19-18 minuto, annullato questo gol di Maradona che aveva segnato poi con una finezza, diciamo con una cosa abbastanza inconsueta, un colpo di testa. Non è la specialità di Maradona il colpo di testa, eppure aveva segnato a conclusione di un'azione molto bella. Sempre 0-0 dunque fra Bayern e Napoli. Fügler, Reuter, Dörfner, Flick, Eck. Attenzione, pericolo con un intervento ancora da parte di Francini e di Ferrara. L'ultimo è stato Francini che ha fatto carambolare la palla sui piedi dell'avversario. Ecco l'intervento di Francini che è rimasto anche leggermente indolenzito dopo il contrasto con Wolfhardt. Flick, Augenthaler,
Nachtveit dopo l'impostazione di Augenthaler. Nachtveit cerca la triangolazione, l'arbitro questa volta non assegna la punizione ai tedeschi che avevano reclamato. Eck, dopo un mancato disimpegno dei giocatori azzurri, questa volta invece il disimpegno è felicissimo da parte di Alemão, il cui rinvio è nella zona del connazionale Careca, anticipato da Augenthaler, poi Flick. Ancora Flick ha lasciato a Reuter, scambio ancora fra Flick e Reuter, buon lancio in profondità per Wegman che controlla male la palla e Renica aspetta che il pallone esca in fallo laterale. La rimessa in gioco è di Crippa, ancora Crippa, il suo rilancio in una zona in cui sono sempre in preponderanza numerica i difensori del Bayern, e riparte ancora il Bayern. Dorfner, fronteggiato molto bene da Alemão, sta giocando ottimamente in copertura il brasiliano, sempre con felicissima scelta di tempo nel suo intervento. Augenthaler, Fügler, Kögel, Augenthaler, allora riprova sul settore destro dove avanza Flick, affiancato anche da Nachtveit, il cross di Flick, il colpo di testa di Francini che precede quello che aveva tentato Wolfhardt. ...22 minuti e 20 secondi, mentre il Bayern batte il quarto calcio d'angolo. Esce, blocca, impresa alta Giuliani, pronto il rilancio di Giuliani, poi Maradona cerca di far scattare ancora il contropiede impostandolo su Crippa, che viene però contrastato validamente e l'azione sfuma immediatamente. Kögel, Ciro Ferrara, possibilità del cross, colpo di testa schiacciato da parte di Wegman, e è bravo Giuliani a non farsi sorprendere dal rimbalzo, la palla era diventata pericolosa proprio perché aveva picchiato terra davanti al portiere. Giuliani ha deviato ancora in calcio d'angolo e sono così 5 i corner in favore del Bayern. Colpo di testa di Wegman e calcio d'angolo. Ecco la battuta di Kögel, ancora testa di Wolfhardt, testa di Corradini, ancora un colpo di testa tentato da Francini, poi un rinvio da parte di Alemão, quindi Nachtveit butta ancora nel mucchio, colpo di testa nuovamente di Corradini, Careca cerca di difendere il possesso della palla, ma insiste il Bayern con Kögel, fronteggiato però da De Napoli che non lo fa passare. Kögel quindi tenta un cross sul quale Corradini è pronto a intervenire di testa, e poi ancora Careca che tocca nuovamente di testa, la palla non va in fallo laterale perché viene intercettata da Kögel che dà indietro a Flick che aveva coperto il ruolo di Augenthaler, ruolo di libero di Augenthaler che si era ovviamente spinto in avanti in occasione del calcio d'angolo, e insiste ancora, riparte la manovra pericolosissima con Dorfner, un tiro cross che viene fronteggiato prima da Renica poi da Alemão che evitano all'avversario di effettuare un pericoloso cross a rientrare. Si riprende con una rimessa laterale in favore del Bayern. Nachtveit, Flick verso Kögel, De Napoli ha intercettato, De Napoli poi va a recuperare lui stesso la palla,
in posta per Careca. Era scattato De Napoli, cerca il passaggio a volo Maradona per guadagnare tempo, ovviamente per evitare di subire poi l'aggressione difensiva, per cercare di prendere gli avversari in velocità, sfruttando al meglio il loro repertorio di alta scuola tecnica. Careca viene fermato da Flick. Flick, la palla rimbalza sull'arbitro involontariamente, Careca la recupera, quindi serve Alemão. C'è un fallo su Careca, ma il gioco prosegue, l'arbitro fa proseguire proprio perché la palla è rimasta in possesso dei napoletani. Maradona ancora cerca un lancio troppo in profondità, Crippa non è riuscito a scattare al di là degli avversari per raggiungere il cross da parte di Alemão. Mentre vediamo Jupp Heynckes sulla panchina del Bayern che si agita, seconda stagione con il Bayern da parte dell'ex giocatore ed ex allenatore del Borussia Mönchengladbach. Ecco che ancora il Bayern avanza con Kögel, cerca lo spunto per un tiro cross che si perde sul fondo. Questa iniziativa di Ludwig Kögel dopo 26 minuti e 50 secondi. E all'Olympia Stadion di Monaco di Baviera è sempre 0-0 fra Bayern e Napoli. Sul rinvio di Giuliani, sempre piuttosto lungo, la palla arriva sempre nella metà campo avversaria e su Maradona però si chiudono i difensori, sono stati Flick e Fugler a chiudere Maradona. Nachtweit, Reuter, Crippa, ben protetto da un velo ottimo, intelligentissimo da parte di Alemão. Maradona si allarga, Careca, e Maradona intuisce la sua presenza, lo serve, arriva in sovrapposizione anche Corradini. Careca cambia il gioco dalla parte opposta, Nachtweit, Fusi fronteggia Nachtweit, Eck, Dörfner, Fugler va al cross, il colpo di testa è di Corradini che svetta, poi De Napoli mette a terra Renica, cerca la triangolazione con De Napoli, ma sul passaggio di ritorno la palla va fuori, rimessa in gioco per il Bayern che continua ad attaccare. Reuter, Dörfner spingono molto, ecco, e tutte e due proprio in questa azione sono entrati. Intercetta ancora un altro pallone Alemão, poi però Careca non si aspettava il passaggio. Fugler, Eck, ancora un cross, un colpo di testa pericoloso che sorvola la traversa, ancora un cross di Eck che è stato abbastanza insidioso in queste sue giocate, ed ecco il colpo di testa di Wolfhard, avete visto che scavalca la traversa. Ecco ancora inquadrato Roland Wolfhard, autore di questo colpo di testa, si alterna con Bergman. Maradona cerca di sgusciare a due avversari, l'arbitro poi gli assegna il calcio di punizione contro e addirittura viene ammonito Maradona. Ammonito Maradona al 29esimo minuto. Maradona comunque non era fra gli otto giocatori del Napoli già ammoniti, che sono Carannante, Romano, Corradini, Renica, De Napoli, Fusi, Crippa e Careca. Per questi giocatori, qualora scattasse un'ammonizione oggi, non ci sarebbe la possibilità di giocare la prossima partita. Finora due decisioni dell'arbitro Saim, entrambe negative nei confronti di Maradona, gli ha annullato un gol al 18esimo che aveva dato la sensazione di essere regolare, ma il guardaline aveva sbandierato, e ora lo ha ammonito per questo intervento. Maradona addirittura pensava che la punizione fosse a suo favore, probabilmente non era a suo favore la punizione, però
addirittura poi essere ammonito per questo episodio sicuramente sta innervosendo Maradona, giocatore che anche all'andata, sia pure in condizioni fisiche imperfette, precarie, riuscì ad essere determinante. Si riprende con un calcio di punizione in favore del Napoli con Renica, che va alla battuta lunga verso Careca. Ancora Maradona arriva in supporto, cerca sempre di far valere la sua tecnica. Alemão, e c'è un buco sul settore sinistro dove non può essere proseguita l'azione. Dialogano i due brasiliani, Careca poi va al tiro che gli viene un po' sporcato. E conclusione dunque sul fondo dopo questa azione fra Careca e Alemão, che ha portato il secondo calcio d'angolo al Napoli sul tiro di Careca. Avete visto che qualche piede si è messo in mezzo per deviare. Secondo angolo in favore del Napoli, superata la mezz'ora. Crippa. Maradona fa partire finalmente il cross che gli viene ancora ribattuto. E diventano così tre i calci d'angolo in favore del Napoli. Sempre Maradona, anche questa volta va alla bandierina. Vediamo, questa volta però forse fa la battuta direttamente lunga in aria. Così è infatti. Fügler riprende Alemão. Alemão cerca lo spazio per il tiro, allarga poi per Maradona affidandogli il compito di un altro cross che parte verso Crippa. Deviazione di Careca, probabilmente l'ultima deviazione è quella del napoletano, e azione che si esaurisce a fondo campo. Tutto questo al 32esimo minuto e 40 secondi, col punteggio sempre di 0-0 fra Bayern e Napoli nell'incontro di ritorno della semifinale di Coppa UEFA. Augenthaler, Lachtwey, Eck, Lachtwey, Kögel che si è spostato a destra, Dorfner fronteggiato da Corradini, il cross di Dorfner finisce sul fondo. Giuliani è andato a recuperare la palla per effettuare il rinvio. Ancora in anticipo la difesa del Bayern con Flick, ora Fügler. Lachtwey. Augenthaler. Eck. Incrocia Reuter, Flick va al cross, controllato da De Napoli, di fronte a lui c'è Wegman, dietro c'è Kögel, al rinvio De Napoli, palla però raccolta immediatamente da Fügler, riparte in avanti ancora Augenthaler, Lachtwey. Reuter, mancato l'intervento, Lachtwey va al tiro, grande risposta ancora del portiere Giuliani, grande parata di Giuliani su Lachtwey che era rimasto libero per un mancato intervento difensivo. Secondo provvidenziale intervento di Giuliani, grandissima parata di Giuliani sul tiro di Lachtwey, battuto l'angolo e sono così sei gli angoli per il Bayern. Rinvia Alemão che mette fuori dell'area di rigore, ma riprende immediatamente il Bayern che ora manovra con Eck. Ancora un cross di Eck. Corradini mette fuori area, riprende
Reuters, Flick, Nachtwey, che ha avuto una delle occasioni più grosse, ma il suo bel tiro è stato parato splendidamente da Giuliani. Troppo lungo questo lancio per Fugler. Rimessa laterale a beneficio del Napoli. Maradona difende la palla. Maradona, Renica subisce un contrasto molto ruvido. Bianchi ha portato in panchina Bigliardi, Carannante, Romano, Neri col secondo portiere di Fusco, mentre vediamo Renica che batte il calcio di punizione spiovente verso Careca, sul quale è intervenuto Augenthaler, ora Nachtwey, ora Flick. Reuter, Augenthaler riceve da Nachtwey, lascia a Dörfner. Ancora combinazione tentata da Dörfner e Reuter, si è inserito molto bene Crippa, Maradona, e c'è il fischio però dell'arbitro prima che Maradona serva verso Careca. L'arbitro Saim aveva già fischiato, spezzando l'azione napoletana, che poi in realtà alla fine non ha certo beneficiato di questo calcio di punizione, in quanto la manovra si stava sviluppando in maniera abbastanza veloce. Comunque, calcio di punizione in favore del Napoli, c'è Alemão sulla palla. Careca manca l'aggancio e l'azione sfuma nella zona del portiere Raymond Aumann, che è stato anche lui però molto bravo in una circostanza. Spunto di Wegman sul quale recupera Ferrara. Ecco Jürgen Wegman. Settimo angolo per il Bayern, testa da parte di Renica, Nachtwey, palla che poi viene controllata da Giuliani, che la lascia uscire fuori, viene travolto da Reuter. Giuliani era uscito opportunamente a chiudere lo spazio per Wolfart, per Reuter, per Wegman, che si stavano fiondando nell'area di rigore. Reuter. Fugler. Va ancora al tiro Wolfart, palla che carambola su Francini e va ancora in calcio d'angolo. Sono così 8 gli angoli in favore del Bayern. Abbiamo Corradini che controlla Wolfart. Kögel alla battuta, molto lunga. Fugler sulla ribattuta verso Nachtwey, che si allarga, ma c'è il bel contrasto da parte di Careca, che poi mantiene la palla in campo, cerca di scattare in contropiede. La difesa del Bayern si chiude, viene servito Eck. Lancio lungo ancora di Eck verso l'area di rigore, controlla Alemão. Eck al tiro, fuori la conclusione del Bayern in questa circostanza al 40esimo minuto. Avete visto il tiro di Eck, che ha concluso questa ennesima azione della pressione del Bayern. Flick sul rinvio di Giuliani, poi Ferrara, Crippa, Alemão, Ferrara,
Pal rinvio, agguanta la palla Maradona, cerca di difenderla in qualche modo, ma la guardia su di lui, soprattutto da parte di Flick, è sempre scorretta, e Maradona fa le spese del controllo molto ruvido da parte degli avversari. Ancora a terra Diego Armando Maradona. Vediamo che Saim invita i napoletani a essere più rapidi nelle operazioni di ripresa del gioco. Ma Maradona è stato trattato molto ruvidamente, c'è da dire. Saim ha fatto chiaramente intendere che vorrà recuperare il tempo che il Napoli in effetti in questo momento sta giustamente perdendo. Vediamo che anche l'assaggiatore Carmando è entrato in campo, e sono giustamente le operazioni di disturbo che le squadre devono farsi in queste circostanze. Il Napoli ha tutto l'interesse a far passare il tempo, il Bayern invece cerca di forzare questi tempi. Più passa il tempo e più diventa nervoso. 42 minuti e 10 secondi, 0-0 fra Bayern e Napoli, calcio di punizione in favore del Napoli. Vediamo ancora Diego Armando Maradona sulla palla di Dalui, c'è Alessandro Reni che anche lui potrebbe tentare la botta da quella distanza. Vediamo la punizione che finisce sulla barriera, la riprende Alemão, ancora Renica la riconquista, ma su De Napoli c'è un anticipo. Kögel ha rinviato dietro e è rimasto Fusi a coprire il ruolo di libero con Renica che si era spinto in avanti. Non a caso Fusi, in occasione delle giornate in cui Renica è indisponibile, sostituisce proprio il compagno nel ruolo di libero. De Napoli cerca se non altro di allontanare la palla, non potendola mantenere in campo. La rimessa in gioco è del Bayern con Fügler. Siamo al 43esimo minuto del primo tempo. Augenthaler, Flick, Nachwey, Fügler, Flick, Nachwey. Careca cerca di non dargli troppo spazio. Fügler cerca il lancio in profondità. Fügler, raddoppio di marcature con l'intervento di Corradini che poi fa carambolare la palla sul corpo di un avversario e guadagna dunque la rimessa laterale a favore del Napoli. L'ultimo tocco è stato di Kögel. Renica, battuta lunga e fuori gioco sempre dello stesso guardaline che aveva annullato prima il gol di Maradona. Eck. Dörfner, Nachwey, Flick va al cross sul colpo di testa di Ferrara, poi c'è questo secondo intervento da parte di Nando De Napoli che spazza in fallo laterale. Ancora rimessa in gioco del Bayern con Fügler, c'è un fallo di mano da parte di Corradini, c'è quindi il calcio di punizione in favore del Bayern. Mentre sta scadendo il tempo regolamentare, ma Saim sicuramente concederà qualcosa di recupero. Kögel alla battuta, colpo di testa di Alemão, arriva ancora Alemão per disturbare la manovra e c'è Corradini che copre molto bene su Reuter e poi va al rinvio nella zona in cui ci sono però soltanto giocatori tedeschi, quindi Flick serve Eck. Nachwey, ancora i tedeschi che spingono Reuter. Kögel lo ferma molto bene Alemão, un rimpallo sfavoriva la difesa del Napoli in un primo tempo, poi c'è stato il rinvio perentorio, quindi c'è questo tocco all'indietro verso il portiere. Aumann deve uscire per evitare che Maradona, sempre in agguato, approfitti della circostanza.
E dunque siamo arrivati al 45esimo minuto e 45 secondi con il punteggio di 0-0 fra Bayern e Napoli. Si sta per concludere il primo tempo ed è di Nachtwey l'ultimo tocco che manda la palla ancora in fallo laterale. La rimessa in gioco sarà del Napoli, mentre vediamo che Nando De Napoli continua a zoppicare. De Napoli è rimasto contuso in uno dei primi ruvidi scontri di gioco e si è ripreso, è rimasto anche un paio di minuti circa fuori, però non è nelle migliori condizioni. Speriamo che nell'intervallo, negli spogliatoi, De Napoli possa recuperare meglio, perché è importante per il Napoli avere la spinta, l'apporto di un elemento di esperienza e di grinta come Nando De Napoli. Finisce dunque il primo tempo all'Olympiastadion di Monaco di Baviera con il punteggio di 0-0 fra Bayern e Napoli, un punteggio indubbiamente importante, un punteggio ottimo per il Napoli, mentre adesso la regia ci ripropone l'azione più importante della partita, la combinazione Maradona-Careca, il cross di Careca. E vedete che da questa posizione sembrerebbe che Maradona fosse in posizione regolare. Il guardaline però aveva sbandierato e l'arbitro Saima ha annullato il gol di Maradona. Dunque si va al riposo col punteggio di 0-0 fra Bayern e Napoli. Ci sentiremo fra un quarto d'ora. La linea torna a Silvio Sarta allo studio 9 di Roma. Ed eccovi ancora le immagini dall'Olympiastadion di Monaco di Baviera, dove la regia tedesca ripropone quello che aveva fatto vedere proprio la conclusione del primo tempo, vale a dire l'azione del gol al 18esimo del primo tempo, appunto annullato per la posizione di fuorigioco notata dal guardaline nei confronti di Maradona, che di testa, era proprio una particolarità, aveva concluso in maniera splendida una combinazione con Careca che lui stesso aveva iniziato, battendo il portiere Aumann, che era stato bravissimo qualche minuto prima proprio su una punizione di Maradona. Il punteggio di 0-0 per questo incontro di ritorno che ha messo in movimento un imponente servizio d'ordine. Le telecamere della televisione tedesca stanno frugando negli spogliatoi, vediamo Carmando, vediamo Careca, Renica, ecco De Napoli, ecco tutti i giocatori del Napoli che stanno rientrando, ecco Fusi, ecco Alemão che è stato bravissimo e anche Giuliani è stato molto bravo. Giuliani in un paio di interventi è stato determinante. De Napoli, Corradini che stanno rientrando. Vi ricordo ancora la formazione del Napoli che gioca con Giuliani, Ferrara, Francini, Corradini, Alemão, Renica, Crippa, De Napoli, Careca, Maradona e Fusi. Squalificato purtroppo Andrea Carnevale. Il Bayern gioca con Aumann, Nachtwey, Fügler, Flick, Augenthaler, Dorfner, Kögel, Reuter, Wolfart, Eck e Wegmann. Squalificato Ton. Dicevo, imponente servizio d'ordine, 800 poliziotti, 73.000 posti allo stadio, circa 20.000 tifosi del Napoli, 250 giornalisti in tribuna con 150 crediti che sono stati rifiutati perché non c'era più posto. Poi ci sono gli osservatori, Brighenti per l'Italia, la nazionale italiana, e Beckenbauer, allenatore della nazionale tedesca, Beckenbauer che ha convocato fra l'altro quattro giocatori del Bayern per l'importantissimo incontro di cui vi dicevo, per la partita partitissima contro l'Olanda. Sono il portiere Aumann, il libero Augenthaler, Reuter e Ton non fa parte di questo incontro perché è squalificato, ma è un giocatore del Bayern che è stato convocato. Comincia il secondo tempo di Bayern-Napoli. Il Bayern alla sinistra dei vostri schermi in completa tenuta rossa ha battuto il calcio d'inizio e viene avanti con Nachtwey. Fügler, Eck, Kögel cerca lo spunto, Kögel, il tiro di Flick controllato dalla difesa del Napoli. È questa la prima azione portata dopo una quarantina di secondi dal Bayern, che nel primo tempo ha premuto soprattutto nella fase iniziale, ha impresso un grande ritmo inizialmente, alla fine ha battuto 8 calci d'angolo contro i 3 del Napoli.
ma se si accettano un paio di occasioni ben sventate da Giuliani, c'è da dire che alla fine come pericolosità le due squadre si sono equivalse, perché la punizione di Maradona e il gol annullato lo stesso Maradona sono stati momenti estremamente pericolosi per il Bayern. Bayern che adesso sta manovrando. Reuter. Ecco, Reuter appunto è uno dei quattro convocati. Va al cross insidioso, blocca molto bene in tuffo il portiere Giuliani. Davanti a lui c'era molto insidioso Wegman e c'era anche leggermente spostato, allargato Wolfhardt, le due punte. Come vi dicevo in apertura, il Bayern ha preferito poi giocare con due punte, Wolfhardt e il rientrante Wegman, ed è stato il centrocampista Eck che ha sostituito lo squalificato Tonne. Un pallone in profondità di Maradona che Flick poi completa in disimpegno difensivo verso il portiere Aumann. Eck. Lancio di Eck, trova pronto Corradini su Kögel che si è spostato a destra e normalmente agisce a sinistra. Ancora Reuter. Nachtweit a sostegno verso Fugler, cambiando il gioco va De Napoli in copertura davanti a Fugler. De Napoli controlla bene Fugler e ancora lo ferma senza ricorrere al fallo, anche perché poi in area di rigore sarebbe stato drammatico. Maradona va al lancio verso Careca che è però preceduto da Nachtweit. Dorfner ancora verso Kögel, cerca lo spunto Kögel, c'è un intervento forse su di lui, l'arbitro comunque ha visto che il cross di Kögel è finito direttamente sul fondo e poi è rientrato, è un cross che ha aggirato in pratica la porta di Giuliani dopo il contrasto fra De Napoli e Kögel appunto, e il direttore di gara che è lo scozzese Syme ha segnato la rimessa dal fondo. Crippa, Careca, Maradona, difende la palla Maradona, poi cerca di dargli una mano a Lemao, Careca commette un fallo, l'arbitro ha segnato una punizione, battuta rapidamente verso Eck. Eck cerca lo spazio per il cross che però gli viene impedito da Ferrara. Nachtweit. C'è un po' di spazio davanti a Nachtweit che però serve Reuter, sbaglia il passaggio Reuter, c'è Crippa ma sbaglia anche Crippa, riprende Nachtweit, Dorfner insiste in attacco, il Bayern pericoloso in questa circostanza, tiro cross che finisce fuori con Wegman che si lamenta perché era in buona posizione per aspettare il traversone. Wegman che aspettava probabilmente il passaggio si è lamentato verso il compagno che ha tentato direttamente. Giuliani riprende De Napoli, Crippa verso Maradona che si libera dell'avversario. Maradona in profondità fa proseguire verso Crippa sul quale esce, manca la presa il portiere Aumann e Crippa forse non approfitta della circostanza, ha tirato troppo frettolosamente, era una palla che il portiere Aumann si era lasciato sfuggire, l'aveva persa
e Crippa però ha tirato con troppa precipitazione, forse si poteva cercare di scavalcare il portiere, ma in quel momento Crippa ha fatto quello che immediatamente l'istinto gli ha detto. Nachtwait, bella opportunità per il Napoli dunque al sesto minuto del secondo tempo. Avanza il Bayern pericolosamente, ottimo però l'intervento difensivo di Fusi. Poi ora Alemão allarga il gioco verso Maradona. Eck, Kögel, Flick, Dorfner, verso Wolfhard che però commette fallo ai danni di Ciro Ferrara, e quindi c'è il calcio di punizione. Wolfhard non è affatto d'accordo con l'arbitro, che probabilmente gli ha fischiato un fallo di mano nel controllo. Calcio di punizione dunque in favore della difesa del Napoli. Ecco Nachtwey, Fugler, Kegel, c'è Corradini che cerca di impedirgli il traversone con deviazione in calcio d'angolo, il primo angolo del secondo tempo ed è il nono in favore del Bayern. Ancora Jupp Heynckes che si agita sulla panchina, mentre Kögel non è andato questa volta a battere l'angolo, attendeva il limite dell'area. Ecco Flick, Maradona però lo anticipa, colpo di testa di Fugler, ma risponde benissimo Fusi che si fa vedere molto opportunamente in copertura. Molti centrocampisti del Napoli ovviamente oggi hanno un ruolo soprattutto di copertura, di contenimento della manovra del Bayern, soprattutto di cercare di evitare che la manovra sia troppo insistita e troppo pericolosamente portata verso l'area di rigore. Insiste ancora il Bayern con questo lancio verso Eck da parte di Dörfner, intercettato da Crippa, ma sulla tre quarti ancora riprende a premere Reuter. Palla che schizza verso l'out sinistro, dove Kögel probabilmente se l'è portata fuori, e così è infatti, ha visto bene l'arbitro Sain che assegna la rimessa dal fondo. Nono minuto e 9 secondi della ripresa, Bayern e Napoli sono ancora sullo 0-0, un meraviglioso 0-0 per quello che vale ai fini della qualificazione. Fugler ha deviato in fallo laterale, ha rimesso in gioco di Nando De Napoli, Maradona, Corradini, colpo di testa di Nachtwait, poi di Dörfner, palla lanciata verso Crippa che si spinge in avanti, scatto di Careca, forse finito fuori gioco. Crippa cerca poi una conclusione dalla distanza per cogliere eventualmente di sorpresa Aumann, la sua conclusione va direttamente sul fondo piuttosto alta, sul rapido rinvio ovviamente da parte dei difensori del Bayern. La squadra tedesca ancora imposta nella sua metà campo, adesso la supera con Nachtwait, Augenthaler, Fugler, Eck, fallo di Fusi su Eck, raddoppio di marcatura fra Fusi e De Napoli, ecco, e fra le gambe dei due centrocampisti è andato a incocciare Eck, c'è quindi ovviamente il calcio di punizione in favore del Bayern. Colpo di testa da parte di Francini, gran tiro alto, poi fuori la
conclusione di Flick, infatti è Flick il giocatore che ha tirato dopo la respinta di Francini. 24enne Hans-Dieter Flick, centrocampista, ma diciamo più difensore che centrocampista, gioca spesso da difensore centrale affiancando Augenthaler nella coppia appunto di centro della difesa. Fusi, Careca, è sbagliato il passaggio verso Maradona. Augenthaler, Dörfner verso Kögel, c'è il bell'anticipo da parte di De Napoli che però scivola ma caparbiamente si rialza quantomeno per allontanare l'azione del Bayern, che comunque prosegue con Eck verso Wolfart, sul quale c'è Francini in questa circostanza. Guizzo di Kögel, il tiro, cross di Kögel, taglia l'area di rigore ma finisce fuori senza grossi pericoli per Giuliano Giuliani. Partita che avrà anche un riscontro nella classifica UEFA. In questo momento la classifica UEFA è guidata dalla Germania occidentale con 40 punti e 519 contro i 40 e 330 dell'Italia. Ci sono appena 189 millesimi fra Germania e Italia, e se il Napoli riesce a eliminare il Bayern, l'Italia passerà al comando della classifica UEFA. C'è un fallo intanto su Renica da parte di Reuter. E naturalmente si riprende con un calcio di punizione in favore della difesa del Napoli. Vediamo un Giuliani estremamente determinato. Augenthaler. Eck. Reuter. Ecco ancora, colpo di tacco che libera Reuter, è mal calibrato il cross di Reuter e finisce fuori, ma anche se l'arbitro aveva però fatto proseguire il gioco, e fortunatamente Giuliani si è impossessato, mentre vediamo che c'è un altro fallo su Maradona. C'è un altro fallo su Maradona. E siamo al 13esimo. Il fallo di Augenthaler, dunque il giocatore ammonito è Augenthaler. E vedete che Augenthaler arriva in seconda battuta dopo che era stato il guardiano abbastanza tradizionale, cioè Flick, che normalmente controlla Maradona e l'ha controllato sempre in maniera piuttosto ruvida, e in questa circostanza Maradona si era liberato della guardia di Flick. Augenthaler è entrato in seconda battuta, ha commesso il fallo da ammonizione, ma anche Augenthaler non era ammonito, quindi i due giocatori ammoniti oggi, Maradona e Augenthaler, non rischiano per ora di subire la squalifica UEFA. E si riprende con il calcio di punizione per il fallo subito da Diego Armando Maradona. Lo batte il capitano Alessandro Renica, la battuta lunga fa proseguire Careca verso, cercando Maradona, mancato l'intervento, Maradona cerca di approfittarne, mette al centro, gol di Careca, il Napoli in vantaggio. Maradona e Careca hanno approfittato dell'errore dei giocatori del Bayern. 15esimo minuto del secondo tempo, Careca ha portato in vantaggio il Napoli fra il tripudio dei 15-20.000 e più forse sostenitori del Napoli. Rivediamo, c'è il grossolano errore di Nachtwait che manca clamorosamente. Maradona è sempre pronto lì, l'aveva già dimostrato in tutta la partita.
di forza, gli ruba la palla, vede benissimo Careca libero, non cerca la soluzione personale, fa la cosa migliore che si doveva fare con calma, con freddezza, diciamo anche in un frangente così delicato, mette al centro dove Careca realizza e il Napoli è in vantaggio con un gol di Careca. E siamo giunti adesso al 16° minuto del secondo tempo. Vediamo Nachtwait che viene crudelmente inquadrato dalla regia tedesca. Norbert Nachtwait, 31enne, che è il responsabile del grossolano errore di cui Maradona ha saputo approfittare con la sua astuzia, con la sua intelligenza calcistica, e non aveva mai lasciato sciupare queste occasioni, era sempre in agguato. Se c'era un errore, Maradona era sempre pronto ad approfittarne, pure un po' in rendimento ovviamente non al meglio, non al 100%, perché le condizioni di Maradona sono ancora abbastanza precarie, però l'intuito calcistico, il talento calcistico di Maradona riescono sempre a fare la differenza e soprattutto in occasioni di partite importanti come una semifinale di Coppa UEFA. Cerca di andare ora il Bayern ad un disperata rimonta. Ecco che Johnny Ekström si sta preparando, forse viene tentata la terza punta, ma a questo punto dobbiamo dire che al Napoli, attenzione intanto a questa azione, manca e la palla va in rete. La palla va in rete nella mischia davanti a Giuliani, palla in rete. 17° minuto, rivediamo l'angolo, che è il decimo. Sembrava che la difesa potesse intervenire, colpo di testa di Fusi, poi vediamo, non è intervenuto a tempo utile il difensore. Ed è proprio il gol di Augenthaler che ha portato il risultato in parità, 1-1. Anche se comunque c'è da dire che il 2-0 dell'andata, ecco che Renica tocca all'indietro al portiere Giuliani, il 2-0 dell'andata dà un notevole respiro al Napoli, che intanto va via con Maradona. Va via Maradona, viene sbilanciato. Sbilanciato Maradona e c'è il calcio di punizione in favore a questo punto il Bayern deve segnare altri 3 gol per poter scavalcare il Napoli. Napoli ha vinto 2-0 all'andata, per cui in virtù dei gol segnati in trasferta, ecco Augenthaler che viene inquadrato, il 3-1 ugualmente premierebbe il Napoli. Maradona va alla battuta alta, la punizione di Diego Armando Maradona. Ecco che intanto si preparano i giocatori del Bayern per il cambio. Avanza intanto Dorfner, Augenthaler ormai sempre più stabilmente in avanti, scontro duro ancora, Augenthaler e c'è naturalmente il calcio di punizione in favore del Bayern. 20° minuto del secondo tempo a Monaco, Bayern e Napoli 1-1. Batte Nachtwait, attenzione, palla ancora pericolosamente, poi conclude tutto per fortuna Reuter con un tiro violentissimo che però si perde
lontanissimo. Ecco la prima battuta, vedete che Corradini e Alemão hanno rimpallato il tiro, poi vedete che Reuter manda direttamente fuori. Ed ecco il cambio, esce Flick. Intanto però il gioco è sospeso perché nella mischia precedente il giocatore del Napoli è rimasto contuso a terra. Ecco che viene Ekström al posto di Flick. Flick l'abbiamo già visto uscire prima, ed entra lo svedese Johnny Ekström, che ha giocato in Italia nella formazione dell'Empoli, 24 anni, passato quest'anno al Bayern. Ekström dunque prende il posto di Flick, per cui aumentano le punte e il Bayern abbandona un altro difensore, quindi abbandona la copertura, mantiene in campo però quel Eck che era in ballottaggio con lo stesso Ekström per sostituire Tone, ma Eck si è dimostrato uno fra i migliori della partita, quindi tutto sommato l'assenza di Ton, Olof Ton, non è stata molto molto grave. C'è un gioco pericoloso da parte di Maradona, battuta al volo la punizione. Nachbai. Battuta, colpo di testa di Corradini. Raddoppio di marcatura con l'intervento di De Napoli, rinvio di De Napoli verso Careca anticipato da Nachbai, esce tranquillamente su Wegman il portiere Giuliani. Il rilancio di Giuliani, Maradona, un tocco delizioso per far partire De Napoli a destra, al cross verso Maradona, Careca, è alta la palla, grossissima occasione per il Napoli con il cross di De Napoli, che rivediamo, c'erano tre giocatori, Maradona, Careca e anche Crippa, e Careca manda alto al ventitresimo. Al ventitresimo è andato alto. Ecco Augenthaler alle prese con Alemão. Ormai Augenthaler fa l'attaccante, lo fa in maniera molto irruenta. Alemão si difende con la sua esperienza. È Nachbait che è diventato libero e Augenthaler ormai fa l'attaccante, quindi sono praticamente quattro le punte del Bayern. Ecco il undicesimo calcio d'angolo. Fusi con molta calma porta via la palla dall'area di rigore, poi Ferrara, esce Ferrara dall'area di rigore, quindi Maradona. Maradona resiste a un primo intervento, non al secondo, ma c'è ancora un bel intervento da parte di Ferrara, di Fusi, che torna in possesso della palla per il Napoli, e quindi Eck ancora nella replica del Bayern, che ormai gioca in maniera quasi dissennata, confusa, ma ovviamente con tutto l'ardore di cui è disponibile, quindi sempre pericoloso per questo, anche se la situazione è sotto controllo. Siamo al 24esimo minuto e 50 secondi, il punteggio è di 1-1 e il 2-0 dell'andata porta il Napoli a potersi addirittura accontentare di perdere per 3-1. Calcio di punizione verso in favore del Bayern, ma nella sua metà campo, l'arbitro Sai me la fa ripetere. Eck, battuta lunga di Eck a cercare di far proseguire Wolfart e Wegman. Dorfner, Eck,
Füller, affrontato con successo da Corradini, che gli toglie la palla, è pronto a scattare ancora il contropiede del Napoli, ma Careca è lanciato da De Napoli, serve poi al centro Maradona, su Maradona chiudono in due e in qualche modo, che l'arbitro comunque giudica regolare, lo fermano. Questa volta era stato Careca a liberarsi nella posizione di ala destra con Maradona al centro, lanciati da De Napoli in veste di playmaker nella circostanza. Ek. McVeigh. Tiro cross che finisce direttamente sul fondo a far esaurire questa ennesima azione d'attacco del Bayern di Monaco. Siamo giunti al 26esimo minuto e mezzo del secondo tempo, 1-1. Si rimette dal fondo mentre naturalmente proseguono i festeggiamenti da parte dei tanti tifosi del Napoli. La situazione in questo momento è estremamente favorevole alla squadra italiana e il calcio italiano è vicino alla conquista di tre finali, cosa mai avvenuta dopo il trionfo della Sampdoria di oggi pomeriggio a Genova contro il Malin, detentrice della Coppa delle Coppe, e con il successo che il Milan in larga misura sta tenendo sul suo campo contro il Real Madrid. Ancora la ripetizione dell'ultimo fallo di Fusi, quindi c'è il calcio di punizione in favore del Bayern Monaco. Saim allontana la barriera in cui si è inserito anche Fügler. C'è Augenthaler, pericolosissimo in queste punizioni, mentre i tedeschi hanno cercato di guadagnare un metro e qualcosa mentre lui non vedeva, ma se ne è accorto Saim. Ecco che finalmente si dovrebbe riprendere. Punizione per Nakvite, alta la conclusione, fuori. Nakvite ha cercato di farsi perdonare lo svarione che ha consentito all'astutissimo Maradona di rubargli la palla e di far segnare Careca. Ecco la ripetizione della punizione i cui sviluppi hanno portato poi al tiro Nakvite. Anche il Napoli sta per mandare in campo Bigliardi, un altro difensore, e dovrebbe uscire Alemão. Alemão che ha dato moltissimo, il brasiliano, e ora al suo posto Nando De Napoli fa entrare Ottavio Bianchi, fa entrare un difensore come Bigliardi. Il colpo di testa di Careca, ancora Careca che va a saltare e ora salta con successo anche Crippa, ma commette fallo appoggiando sull'avversario, battuta la punizione. Nakvite. Dorfner, apertura per Kegel di fronte a Corradini, di nuovo a Dorfner, una parabola in aria, colpo di testa di Bigliardi che anticipa Wolfart e manda in calcio d'angolo. Dodicesimo calcio d'angolo per il Bayern e pericolosissima conclusione ancora con Flick, con Dorfner ancora, che è andata a fil di palo per la rimessa dal fondo. Superata la mezz'ora, sul rinvio di Aumann
intervento di Francini, che ha commesso fallo su Wolfhard, e l'arbitro ha segnato il calcio di punizione. Dorfner Nachtwait ha intercettato molto bene il contropiede. Maradona serve per Careca, che è in posizione regolare. Careca entra in area di rigore. Careca e gol! Gol ancora, doppietta di Careca. Il Napoli è in vantaggio e possiamo dire a questo punto il Napoli è in finale. Il Napoli è sicuramente in finale. C'era già prima, perché era impossibile prevedere una rimonta anche sull'1-1, ma a questo punto 31 minuti di gioco, ecco Maradona ancora, la combinazione vincente Maradona-Careca, e Careca va via in contropiede, solo, entra in area, aspetta l'uscita del portiere Aumann e lo trafigge, e a questo punto diventa trionfo questa qualificazione del Napoli per la finale di Coppa UEFA. Ecco la ripetizione ancora, lo rivediamo ancora, lo gustiamo ancora, lo godiamo ancora, il gol di Careca che fa incendiare l'entusiasmo dei tanti sostenitori italiani del Napoli, ma non soltanto del Napoli ovviamente. Qui a Monaco in questo momento il Napoli sta rappresentando tutti i sostenitori italiani, tutti gli italiani che sono nella zona, ma non soltanto nella Baviera, che sono in Germania, in Francia, in Olanda, in Belgio, e che con qualunque mezzo hanno raggiunto l'Olympia Stadium di Monaco per essere vicini al Napoli in questa che è la sua prima storica conquista di una finale di Coppa. Napoli finisce in crescendo, il Bayern ormai si sta arrendendo, perché l'evidenza dei fatti, e c'è ancora un fuorigioco che ferma un'altra elegantissima trama combinata sempre da Maradona e Careca, i due sudamericani che oggi hanno fatto letteralmente impazzire la difesa del Bayern. Sono stati sempre costantemente un pericolo tremendo per la squadra del Bayern, che si era con molta grinta gettata in avanti fin dal fischio iniziale, ma ha sempre dovuto restare in apprensione per il grossissimo rischio che gli veniva dall'eleganza, dal talento e dalle giocate in coppia di Maradona e Careca, che sono stati in grado di tenere sempre sotto pressione e soprattutto sotto incubo la difesa del Bayern, anche nel primo tempo quando il risultato è rimasto di 0-0, e poi nel secondo tempo quando ora si è concretizzato questo secondo gol di Careca. Aveva segnato anche all'andata Careca il gol del primo tempo, poi c'era stato il raddoppio di Andrea Carnevale e ancora doppietta di Careca, che con 4 gol diventa così il capocannoniere delle coppe per il Napoli. Napoli che finora ha segnato con questi due 13 gol nelle sue partite di Coppa, ne ha subiti 5 con quello di Augenthaler. Giuliani lascia giustamente scorrere fuori, ma ormai la partita non ha più senso. Ecco che c'è un altro cambio, esce Nachtwait, che è stato protagonista sicuramente sfortunato per quanto riguarda l'episodio che ha sbloccato il risultato. Entra un altro straniero, era entrato prima Johnny Ekström, adesso entra il norvegese Jonsen. Eccolo che salta per toccare il suo primo pallone, vediamo Aumann che è fuori, fa il libero, ormai il Bayern gioca senza schemi, senza libero, senza più nessun tipo di modulo tattico, e ormai a questo punto dovrebbe segnare altri 5 gol per poter eliminare il Napoli. Prova ancora Dorfner. Reuter va al tiro fuori. Gol. Tiro di Reuter e ancora il Bayern riesce a pareggiare. 35esimo minuto del secondo tempo e Reuter ha pareggiato. Rivediamo anche il bel gol di Reuter,
che da fuori area vedete che ha tirato sorprendendo tutti quanti. Bella conclusione da parte di Reuter. Giuliani aveva forse valutato fuori la palla, il suo gesto, anche visto ora sul monitor nel replay, è chiaro, aveva interpretato, giudicato fuori la palla. 2-2 dunque, ma il punteggio a questo punto diventa abbastanza ininfluente. Maradona, Dorfner, intanto ci comunicano che l'avversario del Napoli sarà un'altra squadra tedesca, sarà lo Stoccarda, che ha pareggiato a Dresda 1-1 contro la Dinamo. Sul rinvio di Giuliani però c'è il fischio dell'arbitro, che ha visto un'infrazione dei giocatori napoletani e assegna un calcio di punizione in favore della squadra del Bayern. Calcio di punizione a due in area del Napoli. Vediamo Kögel, Reuter, il tiro di Reuter ribattuto, Ekström. Colpo di testa di Reuter fuori. Finisce fuori l'azione, l'ultimo colpo di testa è stato di Augenthaler, che in mischia ha tirato fuori. 38esimo minuto del secondo tempo, il punteggio è di 2-2 fra Bayern e Napoli. Sul rinvio di Giuliani c'è il colpo di testa da parte di Jonsen, il norvegese. Reuter, un rinvio da parte di Fusi, quindi ancora insiste Reuter, Ferrara, sul quale c'è forse un fallo, il gioco comunque prosegue, colpo di testa di Bigliardi, poi manca il tiro. Il tedesco completamente nella mischia, furibondo, ormai anche il sistema nervoso lascia un po' a desiderare, la stanchezza, i riflessi soprattutto. Careca lancia molto bene Crippa in posizione regolare. Ancora per Careca, Careca scavalca il portiere, la palla è troppo lunga, Careca ha cercato disperatamente di rimetterla al centro a beneficio di qualche compagno. Ancora una invenzione di Careca, il passaggio per Crippa era stata proprio una sua cosa e poi sull'uscita di Oman Careca non è riuscito a scavalcarlo per poter rientrare lui stesso oppure far rientrare il pallone a beneficio di qualche compagno. Ma sono ormai soltanto episodi questi. Renica si innalza, il grido, avanza ancora Maradona e c'è un fallo da parte di Dorfner su Maradona. Eccolo Dorfner, Maradona, ancora uno spunto di classe, uno spunto irresistibile contro il quale ancora una volta i tedeschi sono stati costretti a ricorrere al fallo. Calcio di punizione per il fallo di Dorfner su Diego Armando Maradona. Batte
7, Maradona cercava o la sorpresa o di favorire Careca. L'azione si smorza nelle braccia di Aumann. Colpo di testa di Bigliardi. Ma c'era un fuorigioco e quindi c'è un calcio di punizione battuto dai tedeschi. Fa la torre Ekström. De Napoli va al rinvio. Careca ancora. Ottimo controllo di Careca, cerca di servire Maradona. Riprende ancora Francini. Maradona. Ancora un intervento duro su Maradona. Maradona bravo anche a sapersi guadagnare le punizioni, anche se i difensori tedeschi non hanno avuto bisogno dell'invito di Maradona, perché il controllo è stato sempre estremamente ruvido. Però in queste circostanze guadagnarsi, sapersi guadagnare la punizione, saper spezzare il ritmo, saper guadagnare tempo è sicuramente importante. Adesso un'altra punizione se l'è guadagnata Crippa e siamo giunti al 41esimo e mezzo. Il punteggio di 2-2 fra Bayern Monaco e Napoli, doppietta di Careca, due volte raggiunto, prima da Augenthaler e poi da Reuter. Sempre molto ravvicinati i gol, appena due minuti dopo il primo vantaggio di Careca segnato a Augenthaler e quattro minuti dopo il raddoppio di Careca al 31esimo, al 35esimo ha pareggiato ancora Reuter. Ma il Bayern, per poter passare il turno, dovrebbe segnare tre gol nei prossimi due minuti e mezzo. C'è uno sbandieramento del guardaline. Il guardaline ha sbandierato ancora, fermando Careca, che aveva resistito al fallo, quindi incredibile. Viene data la punizione a favore del Napoli, è veramente una delle decisioni più sbagliate che l'arbitro Sain potesse prendere. Careca aveva resistito alla carica dell'avversario, era andato via da solo, andava da solo verso la porta avversaria e il guardalino ha sbandierato per dargli una punizione a favore, veramente incredibile. Per fortuna che siamo in una fase di gioco tale per cui l'episodio può tranquillamente essere ignorato, ma chiaro che in altre circostanze sarebbe stato ben più grave l'errore dei direttori di gara, del direttore di gara e del suo collaboratore. Va via ancora Crippa, che ha forza per spingere l'azione, mentre non hanno più molta forza i difensori. Crippa e ancora c'è fuori gioco sul passaggio di ritorno di Maradona a Crippa. Wolfart che viene dietro a dare manforte al centrocampo, ma insomma a questo punto non c'è quasi più niente da fare. Kögel abbastanza vivace e brillante come era stato nel primo tempo. Colpo di testa di Renica e mischia, attende, colpisce di testa Crippa e mette fuori area, però poi la palla viene controllata da Maradona. Anche questa azione però viene fermata. Ma è incredibile che anche questa volta Maradona venga fermato. L'arbitro ha visto un fallo di mano di qualcuno e quindi Maradona viene ancora fermato in questa azione. C'è da dire che forse la prestazione del direttore di gara non è stata sempre molto comprensibile. Ecco che intanto esce Nando De Napoli, cambio ovviamente soltanto per guadagnare tempo, e fa entrare Carannante con il numero 14. Ecco intanto Bigliardi che protegge l'uscita del portiere Giuliani e siamo ormai al 45esimo. È fatta, il Napoli si è qualificato e a questo punto c'è da dire peccato che gli è mancata la vittoria, perché alla luce di quanto si è visto in tutta la partita, ma poi soprattutto nel secondo tempo, il Napoli avrebbe meritato di vincere,
ma comunque ha ottenuto un grande risultato. Ecco che viene lanciato proprio Carannante, entra in area Carannante, va al tiro fuori, il suo sinistro molto potente, molto violento, è però fuori bersaglio. Ancora un'altra occasione che il Napoli ha saputo originare, approfittando ovviamente dello scompenso difensivo, degli schemi che sono totalmente saltati nello schieramento tattico del Bayern, già diciamo dopo il primo gol di Careca, che aveva al quarto d'ora della ripresa reso praticamente impossibile un tentativo di rimonta del Bayern. Figuriamoci dopo il raddoppio alla mezz'ora circa dello stesso Careca. Bigliardi controlla la palla, non viene più attaccato in pressing, ovviamente hanno rinunciato a tutto i giocatori del Bayern, che hanno speso moltissimo nel primo tempo, erano partiti con un ritmo forsennato che loro stessi non hanno saputo poi mantenere, conservare allo stesso livello nella ripresa. Si aspetta solo il segnale di fine di questa partita che sancisce la conquista della prima finale di Coppa Europea da parte del Napoli, che il, ecco che c'è questo tiro ancora fuori di Jonsen, eccolo qua, dato Jonsen, il 3 maggio si giocherà l'andata a Napoli, il 17 maggio il ritorno a Stoccarda, ancora in Germania, e quindi ancora con un prevedibile accompagnamento di questi tifosi che proprio adesso vengono inquadrati dalla regia tedesca. Sicuramente l'apporto di questi tifosi, di questi sostenitori, è stato determinante per far giocare il Napoli nel clima più giusto, nel clima ideale. Si è sentita seguita la squadra, si è sentita apprezzata, amata, sospinta, e ha saputo rispondere alla grande, sfruttando ancora una volta, come aveva fatto all'andata, una grande e saggia impostazione tattica, e sfruttando ancora una volta il talento calcistico di alcuni suoi elementi, che sono veramente di categoria superiore. In maniera particolare dobbiamo dire che la coppia non tira, forse pensava che non fosse Carannante, ha avuto un'altra palla, pensava di essere o in fuorigioco, che non fosse valida l'azione, che era invece regolarissima, e Carannante per questa volta, la seconda volta da quando è entrato in 3 minuti, ha avuto 2 palle gol grossissime. Ed è questo l'ultimo episodio. Il Napoli, grazie, come vi dicevo, la coppia sudamericana Maradona-Careca, ha sbancato l'Olympia Stadium di Monaco, e il Napoli, dopo aver eliminato in successione il PAOK di Salonicco, poi il Locomotive di Lipsia, poi il Bordeaux, poi la Juventus, adesso ha eliminato in semifinale il Bayern Monaco, e il 3 e il 17 maggio disputerà la finale contro un'altra formazione tedesca, dello Stoccarda. Ancora un riepilogo: Careca al 15° della ripresa, pareggio di Augenthaler al 17°, Careca ancora al 31°, definitivo pareggio di Reuter al 35°. Il Napoli ha pareggiato a Monaco con il Bayern 2-2, il Napoli è in finale.